Allora, abbiamo con noi Pedro Gil, che appunto non necessita di presentazioni. Niente, gli chiediamo un suo parere su questa partita, che è stata un po' la sorpresa della serata, perché Davide ha battuto Golia stasera, diciamo. Per cui chiediamo a lui appunto il suo parere sulla libertà. Sì, no, penso che non abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto. Alla fine abbiamo avuto tante, un po' con fretta, però e loro hanno sfruttato bene le occasioni, hanno fatto sicuramente la partita che hanno preparato e l'hanno fatto meglio di noi. E noi ci andiamo a Natale con questa sconfitta dura, che spero che ci faccia riflettere per il breve futuro. Il Forte comunque ha dimostrato anche quest'anno di poter giocare contro tutti. Quello che stupisce, guardando comunque il tabellino e la classifica, sono 13 partite, 7 vittorie, però 6 sconfitte, che sono tante per una formazione come il Forte. Cosa è successo in questo girone d'andata? Sì, è quello che stiamo dicendo all'esploratorio, che non può essere che abbiamo dimostrato noi a noi stessi che possiamo perdere con tutte le squadre, vincere anche, però perdere con tutte. E dobbiamo imparare di una volta per tutte e che questo non può succedere, perché tutte le squadre sicuramente con noi danno quello in più, e se noi non diamo lo stesso di loro ci vinceranno, ci stanno prendendo la misura e dobbiamo fare meglio, lavorare di più, vedere più gli errori che facciamo e niente, lavorando in squadra insieme tutti i giorni, e speriamo del 2023 che sia meglio che questo del 2022. Ti ringraziamo, ti facciamo i migliori auguri per le festività e logicamente i migliori auguri per il vostro proseguo sportivo. Grazie mille, anche auguri a tutti voi. Ciao. Ciao.